Oggi parliamo di moda, anzi parliamo di generazione Z verso generazione dei millennial. La generazione Z va dal 1995 in poi, quindi i nati dopo il 1995, mentre invece la generazione dei millennial va da quelli che sono nati nel 1981 fino al 1995. Due generazioni che in realtà non si passano poi neanche così tanti anni, soprattutto se prendiamo gli ultimi dei millennial e della generazione Z, però sono tante differenze. Allora scopriamo insieme quali sono. Per esempio, la generazione Z è la generazione, per quanto riguarda il make-up e il beauty, che nonostante sia considerata un nativo digitale, quindi assolutamente legato al mondo dei social, è molto acqua e sapone per quanto riguarda il make-up. Quindi le donne della generazione Z preferiscono dei colori più tenui, colori pastello, un rossetto chiaro, mentre invece le donne della generazione millennial sono per i colori più forti, più strong, un rossetto bello rosso scuro, oppure dei colori particolarmente accesi anche come ombretti sugli occhi. Per quanto riguarda l'abbigliamento, invece, tutto cambia, perché qui è la generazione Z a ricercare i colori, la fantasia, a voler osare, a cercare il dettaglio nell'estetica, la perfezione, e quindi si ricercano pantaloni con le toppe, pantaloni con le frange, mentre invece le donne dei millennial sono più per la classica camicia comoda, il pantalone comodo e dei colori più tenui che vanno dal beige al marrone. La differenza sostanziale, entrambi acquistano online perché comunque il digitale ce l'hanno dentro, ma la generazione Z acquista addirittura da Instagram, quindi un salto evolutivo in più. Le donne della generazione Z sono anche molto attente alla ricerca di quei brand che sostengono le campagne sociali, quindi LGBT o tutti quei brand che comunque sostengono il green, quindi la protezione del mondo, dell'ecosistema. E entrambe, però, sia la generazione Z che la millennial, vanno per il lusso sostenibile, quindi quel lusso green che utilizza materiali assolutamente ecosostenibili oppure materiali di riciclo. Insomma, le differenze sostanzialmente, se le vogliamo riassumere, sono tre. Punto 1, che la generazione Z usa fino a 5 dispositivi, mentre invece la generazione dei millennial solo 3. La generazione Z preferisce comunicare le proprie emozioni con foto e video, mentre invece le millennial preferiscono il testo. E l'ultima differenza è che mentre la generazione millennial è più attenta all'accuratezza dei dettagli, la generazione Z vuole fare tutto in modo rapido, veloce. E voi invece di che generazione vi sentite più di appartenere? Perché non c'entra l'età anagrafica, ognuno di noi si sente di appartenere di più alla Z o alla millennial? Scrivetecelo a info@tgevens.it e ricordatevi per il resto che si tratti di generazione Z o generazione millennial, la moda passa, ma lo stile resta.